Ehi tu, birbantella. Ma dici a me? Sì, dico proprio a te. Sei pronta al video di oggi? Perché nel video di oggi scopriremo l'oscuro mondo degli host bar coreani. Un host bar è un luogo in cui un ragazzo o una ragazza paga per spendere del tempo e bere insieme a un giovane pannocchione coreano. Non chiarissimo, vero? Diciamo che la figura dell'host è un po' mistica. È come un felice aiutante di Babbo Natale che ti assiste e ti intrattiene in svariati modi durante la permanenza nel locale. Ok. Tutto questo di nascosto, perché se sei un ragazzo e fai l'host in Corea è illegale, ma se sei una ragazza e lo fai è legale. Cioè, veramente trovatemi la logica in queste leggi, per favore. Oggi scopriremo cosa fa effettivamente un host, cosa spinge questi giovani ragazzi a fare questo lavoro, quali sono i clienti che vanno a farsi rincuorare da loro e soprattutto tanti particolari piccantosi. Sometimes it gets hot in the room. Sono così emozionato che mi stavo dimenticando la sigla. Facciamo partire la sigla. Sigla. Quante volte ho detto sigla? Troppe. Sigla, dico un'altra volta. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi video di inchiesta. Oggi un video che non avrete mai pensato di vedere su questo canale, anche perché tecnicamente è illegale. Come avrete capito, siamo in un ghetto del... Aspettate che c'è la gente che si sta picchiando. Bene, ho già sopravvissuto i primi 5 minuti in questa area dell'oscurità. Tra poco sarò in una stanza con due uomini che ho pagato per stare con me. È meraviglioso. E niente, entriamo in questo posto delle meraviglie. E siamo arrivati. Neanche... Guardate i casi della vita, siamo arrivati, vedete? Questo posto è meraviglioso, non so cosa ci abbiano fatto qua prima, ma c'è della carta igienica sul tavolo, dovrei toccarla, forse no. Se devo dire una cosa per salvare questo posto è che gli interni sono tenuti con cura, moderni assolutamente. È un karaoke normale, insomma, sembrerebbe. Qui c'è una lista di canzoni che si possono cantare con lei che ti dice non ti preoccupare che sei bravo. Questo è il libro delle sorelle Halliwell, rilegato in pelle umana e scritto col sangue, dove puoi scegliere la tua canzone preferita. Ma se non avete voglia di cercarvi tutta questa roba qui, c'è il fantastico telecomandino per cantare al Norebang in Corea, dove puoi cambiare la tonalità, il tempo, andare nelle liste. Direi che è più comodo questo del libro delle ombre. Voglio cantare, che ne so, gelato al cioccolato. Adesso mi siedo qua, che so che i nostri ospiti speciali stanno arrivando. Mi hanno chiamato prima, hanno detto che sono fuori, quindi sono qui. Sono sbrecitato, chissà cosa accadrà. Eccoci qui, direi di cominciare a chiedergli qualche domanda, cominciando dalla più proprio. Da quanto fanno questo lavoro e come ci sono arrivati a fare questo lavoro? Non devo fare meno gesti di questo genere in questo video, forse. Who starts first? Kai vai bocca. You go first. 다섯 달. 그리고 처음에는 이제 여기 일을 하는 친구가 원래 있어서 소개를 받아서 이제 하게 됐는데 경험 삼아 한번 해보자 해서 하게 됐습니다. 경험? 어떤 경험? 돈도 돈이지만 뭐. I've been working for about 2 months. 2 months? And I started it because I didn't have any gay friends and it kind of looked fun. Yeah, at first, and then we will find out. Ora io sono curioso di capire come funziona. Cioè, io non sono mai entrato in un posto del genere. Cioè, come funziona? Io entro e che devo fare? Bugiardo. Ma cosa vuoi, Anna? Guarda che ho un'immagine io su questo canale, per favore. 가장 먼저 하는 게 이제 초이스. 이렇게 딱 서서 이제 초이스를 보고 그 사람이랑 이제 같이. 이제 술을 먹고 이제 초이스 뭐지? 그러니까 그 1번입니다 2번 3번 이렇게 마음이 어때? 만약에 그 누가 선택하지 않으면 뭐 다른 방에 들어가면 되니까 다른 방 초이스 보면 되니까 뭐 손님들도 얼굴 있을 거 아니야 우리도 다 보는데 별로 마시고 싶지 않으면은 뭐 일부러 뭐 1번입니다 할 때는 땅 보면서 1번입니다
아, 죽게 또. 오케이, 오케이. 어, 나 진짜 toccato. 오케이, 오케이. E questo è il momento esatto in cui ho pensato quanto sarebbe stato bello se lo short guy fosse stato lì a proteggermi. Io ci ho provato, però questo è quello che è successo. Ciao June, che fai? Non posso parlare. Ho lezioni di italiano con Giulia Dell'Ellis. Ha lezioni di italiano? Ma da quando sono italiano? Debuttare come presentatrice era qualcosa che volevo fare da tantissimo, quindi assolutamente sì, sono prontissima, molto carica. Sono prontissima, molto carica. Debuttare come presentatrice era qualcosa che volevo fare da tantissimo. Assolutamente sì, sono prontissima, molto carica. Ma stai guardando Love Island? Ma come lo guardi dalla Corea esattamente, scusa? Perla, ti ho rubato l'account Surfshark. Ancora? Ma la smetti di ciularmi l'account Surfshark? Ma poi costa pochissimo, se schiacci sul link in descrizione ci sta lo sconto dell'83% più 3 mesi gratis. Cioè dai, ti costa una cippalippa, per favore June. Ok, scusa. Senti, ma mi aiuti con uno shooting che devo fare in questi giorni? Di cosa si tratta? Ti spiego praticamente. Allora, ci stanno tutti questi host coreani, no? Tutti questi pannocchioni seminuti che poi andiamo lì tocchi. Non posso, mi hanno hackerato il computer! Senti June, non prendermi per gli sbraffetti per favore, perché sei Surfshark, sappiamo tutti che ti protegge anche dagli hacker e da tutti i virus che hai sul computer, quindi per favore, so benissimo che è una scusa per... Vabbè, chiamo Anna, dai. Choi setta? Che da me tu? You go sit next to him. Okay. Or her. Oh, like now. Okay. Yeah, so you ask them like, hey, what do you want to drink? You pour okay. Soda into his glass and ask him or her to give you some. Wow, that's a lot of work. Yeah, a lot of work. Hey, you can sing or... All right, yeah, okay. We are in the 노래방 indeed. Do you sing? No, I don't. What? Adesso gli ho chiesto di... Adesso gli ho chiesto di cantare una canzone insieme proprio come se fossi un cliente e vedremo se vale la pena di spendere 300 euro all'ora per cantare la canzone insieme a un host. Ok, let's talk about money. How much? 한 시간당 4만 원. 4만 원? 돈 때문에 했다면서요. 4만 원이라고? 몇 시간 일해요? 8시. 8시간에서 8시간 이상? So, wait. I can do it. 8, 6, 24, 32. 32만 원이네. 오, 근데 뭐 팁을 받으면은 그거는 또 별개고. 아, 팁도 있고? 오케이, 오케이, 오케이. What do they like, 손님? It depends. Like some 손님 likes really handsome guy. Mm-hmm. Some 손님 likes really bulky, like muscle guy. Mm-hmm. So you're both aces here. Hajiman, they cannot say your face. So. I'm sorry, guys. They're both really, really handsome. 내 생각에는 완전 올드고 완전 늙은 사람. 약간 좀 아글리한 사람. 나이 많은 40대, 50대, 60대까지도 봤고. 그다음에 나이 어린 애들도 봤고. 뭐지 근데 얘기 막 얘기 좀 하고 그리고 뭐 그냥 기본 스타트는 요거 이렇게 자연스럽게 뭐 이렇게 하다가 하나 뽀뽀는 뽀뽀까지 Sometimes it gets hot in the room. Very hot. Some 손님들 want to like touch your there. And you let them touch it? It depends. If it's like an old man, like who smells, I'm sorry. It's illegal. Yeah. But how about after? 가면은 돈을 더 많이 받긴 한데, 저는 아직까지 2차는 안 해봤고. 아, 오케이, 오케이. 2차까지는. 안 해요? 오케이. 얼마나 줘야 돼요? 2차는 가면은 15만 원 정도? 15만 원? Some 손님 gets too drunk and then they're like gets really touchy and then goes and gets into, you know. If you don't want to do it, you're gonna have to, right? Some 손님들
kind of gets mad if they want to do it, but then I'm like, oh, I'm sorry, I can't do it. Then they like can say, oh, then I'm not gonna pay you for it. I've actually had someone new. We went out and mm-hmm. then I didn't do anything mm-hmm. because he fell asleep first, and then I guess yeah, and then I waited 3 hours because I mean I have to be there for 3 hours, uh-huh. and then he said, well, he can't pay it because I didn't do anything. 손님 그거는 오빠 한 시간 얼마죠, 손님? There's like a 기본 setting fee. Okay, okay. So, and then after that, each bottle can cost like 10만 원 or 20만 원, like, 20만 원, like depending on what you order. Like, 어쨌든 비싸잖아. 왜 오빠 가지 사람들? 돈이 많아서. Yeah, I don't get it too. What? I don't get why they come. Cause I mean, if you have a lot of money, like shit ton of money, then I get it. But there's also 손님 who's not rich, like. They work like daily, like to 공장. Like and then they spend all the money there. 거기 있는 동안에 가장 재밌는 에피소드나 아니면 손님이 쇼를 원했어요. 쇼. 쇼? Yeah. 어떤 쇼? They kind of want to see what 선수 can do with like money. 노래를 틀어갖고 우리 보고 이렇게 처음엔 춤을 추라 그러고 그 다음에 they wanted. Us to take off our clothes, and they even wanted someone to go on the table mm-hmm. and then like dance on the table. Oh, 재밌겠다. Allora, mi sa che qua ora pago io. Stiamo un'oretta in più, sperimentiamo. Ok, sto editando il video e mi sono accorto che durante l'intervista mi sono dimenticato di chiedergli una cosa super importante, cioè almeno per me, che è come vengono scelti questi ragazzi, cioè il processo, l'audizione, come funziona. Hello. Are you eating? No, I'm eating. I have like one quick question. How do you do the like 면접? I think they would hire you no matter what. Really? Some people are like they actually like how do they work here? They don't ask for your CV or your bachelor degree, right? The person who drives sort of like the coast around and then ah, so that's how it works. I didn't know. I thought you work for just one oppa. No, you work for like. E questo è tutto per questo video, spero di avervi aperto un po' le porte di questi mondi misteriosi delle tenebre. Madonna, sto tizio dietro, però cioè, anche un po' meno. Sono felice di avere un canale, così almeno ho la scusa di fare questi video per imparare cose che in realtà mi sono chiesto da 10 anni. E noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza. Carbonara. Ciao! Ciao.